Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi, bullismo contro te? Allora lascia il GF VIP. Da settimane Antonella Fiordelisi accusa i concorrenti del Grande Fratello VIP di avere fatto branco contro di lei, manifestando un disagio del quale il conduttore Alfonso Signorini si è voluto occupare nel corso della puntata di giovedì 9 febbraio. Antonella è entrata nel confessionale per poi sciogliersi in lacrime: non sto bene qua adesso. Forse non sono partita benissimo, ho detto troppo la mia inizialmente ma non ho mai fatto male a nessuno. Se mi dici che non hai mai attaccato nessuno, ti dico che non è vero, ha replicato Signorini. Questa tua schiettezza ha dato fastidio e non ti ha procurato amici. Io non vorrei vedere le tue lacrime, ha proseguito il conduttore, consapevole ormai di non poter tollerare oltre un certo tipo di narrazione. Nascondono un tuo disagio ma questa è una gara che non esclude colpi bassi. Quando se ne parla, si tirano in ballo parole pesanti, si parla di bullismo e violenza psicologica. Senti, ci sia bullismo nei tuoi confronti. Antonella, per la prima volta, ha fatto marcia indietro, non dico bullismo però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo. A questo punto, è arrivato l'invito di Signorini. In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un'intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente. Questo mio disagio è aumentato quando ho visto che Edoardo non era dalla mia parte, ha aggiunto ancora la concorrente che, tuttavia, non ha dato alcun segnale di volere abbandonare la casa. Signorina ha quindi spiegato che il gioco potrebbe essersi spinto troppo oltre, soprattutto alla luce di quanto accaduto sui social nelle ultime settimane. Te lo dico perché la tua famiglia, dall'esterno, è preoccupata. Li capisco perché vedono te che reagisci in questa maniera. Voglio che sia fatta chiarezza per evitare strumentalizzazioni. Se questo tuo disagio è legato a un gioco che pensi di poter affrontare, continuiamo. Ma se questo tuo disagio è legato ad atti di bullismo, ti dico di uscire. Dindo fresco, grafaro il dito, tocco in sigu, caram cresco, pescor, te la un pui salvatica vesto, am ajuns un animal răbdător pragmatic, dar vesto, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapo, gras, un nimeni altul, del, vede sau carpo, trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul, la câte urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.